bel giorno d'estate. Alice era seduta con sua sorella all'ombra di un grande albero sulla riva del fiume. Alice era molto annoiata. Oh, ma non c'è proprio niente di divertente da fare. E mentre Alice stava sbadigliando di noia... Mamma mia, devo correre, sono in ritardo! Presto, 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 devo correre, sono in ritardo! Un coniglio con addosso un gilet e un grande orologio in mano passò di corsa davanti a lei. Oh, che bel coniglietto! Ehi, ehi, dove stai andando? Il coniglio continuò a correre e si infilò in una tana sotto una siepe. Alice lo seguì subito. E mentre precipitava in quel pozzo sotterraneo, Alice vide passare di fianco a lei scaffali, piatti, tazze, tazzine e persino un quadro. Quando finalmente arrivò a terra, si trovò in una stanzetta molto carina. Si guardò intorno e vide il coniglietto uscire da una piccola porticina. Oh no! Quella porta è troppo piccola per me! Come faccio a uscire di qui? Diede un rapido sguardo in giro e vide che sul tavolo c'era una bottiglietta di vetro. Si avvicinò e vide che sull'etichetta c'era scritto «Bevimi». Così Alice tolse il tappo e bevve. Mmm, buono! Oh! Improvvisamente Alice diventò piccola, piccola, piccola. Oh, ora potrò passare dalla porta! Provò ad aprire la porta, ma la porta era chiusa a chiave e Alice era troppo piccola ora per prendere la chiave che era rimasta sul tavolo. E adesso come faccio? Si guardò intorno ancora una volta e sotto il tavolo trovò una bella torta. Mm, ha un ottimo aspetto! E con un solo boccone cominciò a crescere così tanto che... improvvisamente toccò il soffitto. Alice si spaventò talmente che cominciò a piangere. Ma le sue lacrime erano così grandi che in poco tempo la stanza si allagò. Oh, credo di essere un po' troppo grande. Così provò a bere un altro sorso dalla bottiglietta magica e diventò di nuovo piccola. Ma nella stanza allagata Alice stava annegando. Così nuotò fino a che non arrivò all'asciutto. E sulla riva incontrò un gruppetto di animali che stavano giocando. Un dodo stava tracciando una linea per terra. Pronti? Via! Tutti cominciarono a correre freneticamente intorno al cerchio finché... La corsa è finita! Tutti si fermarono con un gran fiatone. Chi ha vinto? Tutti hanno vinto! Il premio! Chi darà il premio? Lei! E il dodo indicò Alice. Alice, per fortuna, aveva delle caramelle in tasca che distribuì a tutti. Ma all'improvviso apparve di nuovo il coniglio. La duchessa mi sta aspettando! Non posso farla aspettare, si arrabbierà! E così, come era apparso, scomparve. Alice gli corse dietro. Ma dove stai andando? Ma dove stai andando? Qualcuno stava facendo l'inverso. Era un bruco seduto sul cappello di un fungo. Ciao, come va? Io ho avuto una giornata...
giornata un po' strana. Prima sono diventata piccola piccola, poi grande grande e poi ancora piccola. Come faccio a tornare com'ero? Puoi mangiare un po' di questo fungo. La parte destra ti fa diventare grande e la parte sinistra ti fa diventare piccola. Aspetta, forse è il contrario. Non importa, ne prendo un po' da tutte e due le parti. E così Alice prese un po' di fungo da una parte e dall'altra. Mise il tutto in tasca e si incamminò nel bosco. Poco dopo arrivò ai piedi di un albero enorme. Che strano albero! Ha una porta! E Alice aprì la porta. Si trovò in un giardino di rose con dei giardinieri vestiti con carte da gioco che dipingevano le rose bianche di rosso. Perché dipingete le rose di rosso? Alla regina piacciono le rose rosse. Se trova delle rose bianche ci taglierà la testa! E si misero a dipingere più in fretta che potevano. La regina! Ecco la regina di cuori con il suo seguito. Chi sei? Mi chiamo Alice, Sua Maestà. Sai giocare a cricket? Mi piace molto giocare a cricket. E così cominciarono a giocare. Un riccio faceva da pallina e come mazza usavano la zappa di un fenicottero. Mentre i soldati, piegati a ponte, segnavano il percorso. Che strano modo di giocare a cricket. Oh, ecco il coniglio! Inizia il processo! Il coniglio bianco suonò una trombetta e convocò tutti quanti in tribunale. Ma che succede? Sarà meglio che vada a vedere. Quando Alice arrivò in tribunale, trovò il re e la regina seduti dietro ad una cattedra altissima. Davanti a loro, sopra un tavolino, c'era una torta. Si legga l'accusa. Come il re parlò, il coniglio suonò la sua tromba e annunciò: il fante di cuori ha rubato una torta. Ci chiamino i testimoni. Sono il cappellaio, Sua Maestà. Era il 14 di marzo. Il cappellaio cominciò a parlare tenendo in mano una tazza di tè. Alice aveva fame, così prese un pezzo di fungo e lo mangiò. Ma all'improvviso diventò di nuovo grande. Oh no, sto diventando grande! Intanto il cappellaio aveva finito la sua deposizione. Il prossimo testimone è Alice! Sì! Alice, dici tutto quello che sai. Io non so niente di questa storia. Non sai niente? Allora dimmi com'è che stai diventando così grande. Devi essere colpevole di qualche cosa. No, non me ne importa niente. Siete solo delle stupide carte. È colpevole! 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 Oh, mamma mia! Le carte soldato stavano per circondare Alice! Oh, no, no, aiuto! Aiuto! Oh, no! Aiuto, no! Lei provò ad allontanarle con le mani. Alice? Alice! Svegliati, Alice! Oh, devo essermi addormentata. Che strano sogno ho fatto. Ah, sì? Dopo me lo racconti. Vieni, prendiamo il tè. Improvvisamente, un coniglietto bianco fece capolino davanti a loro.
E voi cosa avreste fatto? Avreste seguito il coniglietto bianco? Thank you.